che abbiamo preso con grande soddisfazione negli ultimi giorni, con grande sacrificio, vero? Qualche corsa di troppo, vabbè, ma non per lui. Lui però volevo renderlo pubblico, nonostante la concorrenza, è stato un giocatore che ha voluto e scelto l'Udinese. Questo gli va dato atto pubblicamente, perciò ci teneva a dirlo. Ora ci auguriamo che quelle caratteristiche, quelle attitudini che ha dimostrato in questi anni, le dimostri anche nell'aspetto migliorativo, chiaramente con più competitività nell'ambito della nostra squadra. Questo ecco, è lei. Contro l'Udinese, chi lo voleva? Come? Torino. Chi lo voleva? Torino, c'era la pressione Sì. di Torino. Sì, ma li avete fregati tutti a Torino. Ma gli è andato Colombo. No, noi non abbiamo fregato nessuno. Speriamo che non ci ha fregato Intanto Torino, lo vorrei andare. devono dimostrare loro, che non abbiamo l'abitudine. Noi abbiamo una concretezza nell'ambito della gestione e dell'acquisizione, andiamo diretti sui giocatori e perciò siamo anche abbastanza agevolati per il lavoro che si è fatto negli anni, perché i ragazzi riscontrano in noi, come è stato detto anche prima dall'Angela, un progetto, e questo ci fa onore e ci fa piacere. Questo signore qua che bello alto, però gioca, l'ho visto, ho seguito, che gioca sempre quarto della difesa destra, vero? Potresti fare il centrale o no? Anche giocato, ma non in Italia, in Svizzera ho giocato anche a centrale, sì. Poi Potrebbe difesa al essere 3, un'idea. difesa al 3. Difesa 3. Quanti gol hai fatto a Piacenza? Perché mi pare che ne ho visto qualcuno. In tutti e 2 anni, sì. No, Praticamente il primo anno uno, allora. Se c'è 5. 5-6. Ah, in 2 anni. No, 2 anni, l'ultimo anno, quanti due anni. Ah, gol? due l'ultimo anno. 4 Anni e 2. fa, 4. Ah, ecco. No, perché 2 anni, 5 erano pochi, uno. E se, quasi sempre su pari nativo, non su calci d'angolo, mi sembrava di testa, no? In difesa ci sarà tanta concorrenza, hai davanti gente come Felipe, come Zapata, come Lukovic. Ti spaventa questo? Il tuo obiettivo per quest'anno, primo anno di Udine, qual è? La prima volta anche che ti affacci a livello internazionale, no? Mi pare, con la Coppa UEFA No, ho giocato anche in con Svizzera. Felipe, Coppa UEFA. Con chi hai giocato? Scusa, la Coppa UEFA? Zurigo. Ah, Zurigo. Va bene. Ugo, in Asia No, 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 no. e in Serie A non hai mai giocato? In Serie A no. Come te l'aspetti questa, la differenza anche a livello di categoria? Secondo me anche più tatticamente, più quando un attaccante c'è una chance di fare gol, lui si fa subito. Quando sbaglia una volta, è già fatto. Diciamo che un assaggio di Serie A che ha avuto l'anno scorso affrontando la Juventus in Serie B, che è una formazione chiaramente di una categoria. Sì, 2 anni fa. E voglio dire, questo aspetto, cioè questo che ti riferisci quando dici gli attaccanti non sbagliano, quindi bisogna avere maggiore attenzione. La differenza anche tra la Serie A e la Serie B, forse al di là dell'aspetto che ci sono gli attaccanti, no, che appena hanno l'occasione fanno gol, è proprio anche nella pressione che c'è, anche se magari a Udine un po' meno rispetto ad altre piazze, no? La pressione psicologica. Infatti sì, ma non so come Serie A qua in Italia, ma sono giocato contro Napoli, Juventus e Genoa. Allora, vediamo come.
sei uno di poche parole, no? Sì. Più fatti. Più fatti, sì. Va bene. Sei stato compagno di squadra di Inter? Sì. Com'era 3 anni fa Inter? Forte come adesso? 3 anni fa... No, era scarso? Scarso no, ma non è così forte. Non così, allora, no. Fatto sei rimasto impressionato? Sei rimasto impressionato a vederlo così forte? Sì. Ti ha stupito? Il fatto che lui sia esploso proprio qui a Udine ti ha convinto maggiormente a scegliere questa piazza? Basti, sì. Speriamo che ci abbiamo una cura. No, fra 2 anni sarà forte sicuramente lui. Ti ha chiamato quando scelto il centro udinese? No, perché lui mi sta in vacanze ancora, sì. Quindi non sa. No, sa tutto. Non è una sorpresa. Sa tutto. Bene.